Serie A. Slittiamo, ragazzi, direttamente all'ultima parte di quello che è il martedì. Oggi l'abbiamo ricordato su Instagram tutti i martedì dalle 12.45, con un po' di ritardo, alle 13. Parliamo della Getit Pallavolo Bologna e oggi, caro Marco, torna a trovarci, forse se non ricordo male, il primo ospite di quest'anno, di questo Eravamo ancora speciale live. Getit Pallavolo Bologna. Eravamo ancora dal vivo, c'è anche ancora una foto dal vivo, era dopo me, la mettiamo su. E allora dai, diamo il ben ritrovato a Federico Del Campo, schiacciatore della Getit Pallavolo Bologna. Ciao Federico, buongiorno. Buongiorno a Ciao, tutti, bentornato. buongiorno a tutti, ciao. Come stai? Un sacco di tempo dopo, adesso a distanza, ora vado a ripescare la foto, ovviamente erano tutti smanicati in studio, abbiamo passato una Bei vita, tempi, dai, ci siamo. e in quello studio c'era anche un bel caldo, me lo ricordo bene. Sì. Tu come stai? Un bel caldo. Un po' di tempo dopo hai vissuto un po' Bologna, hai scoperto un po' di cose, non l'avrai girata tanto perché la zona è stata poco gialla, molto arancione, poi anche un po' rosso, quindi l'avrai un po' No, vista così così, infatti però come ci hai ho trovato? girato molto bene soltanto la strada per andare al palazzetto Allenami e basta. Quella lì la so bene, poi il resto la so un po' poco. E poi no, fisicamente di testa sto discretamente bene, ma tutti dai, stiamo abbastanza bene. In squadra. L'ultima partita com'è andata? Trasferta a San Marino. Tra l'altro, San Marino era bello andarci a giocare perché c'era sempre un pubblico decisamente caldo e anche un po' sopra le righe. Immagino che questa volta non ci sarà stato, ma insomma, bella vittoria, che partita è stata. Ma allora è stata una partita un po' difficile da descrivere perché a livello fisico direi che eravamo, cioè, senza ombra di dubbio, nettamente superiori a livello fisico. A livello di gioco, sai, loro erano anche un pochino più, cioè, decisamente più vecchi di noi, quindi magari qualcosa avevamo fatto, però obiettivamente non c'era stata tanta storia. Però diciamo che c'è stato qualche screzio sotto rete, no? Siccome non c'era il pubblico, e allora loro in qualche maniera volevano far sapere che se era a San Marino a giocare, e quindi hanno cominciato un pochino a rompere le scatole sotto rete, no? A dire le solite cose, però anche se non è che se lo potessero, cioè non è che se lo potevano permettere più di tanto, però lo facevano, però è stato anche abbastanza divertente anche da quel punto di vista. Poi dura 50 minuti la partita, sicché insomma il resto Sì. il resto parla da sé. Le chiacchiere sono state poi poche, a quanto Va, pare. esatto. Avevo sotto i parziali, ovviamente li ho chiusi, ma li ho ritrovati. Ecco, i 21-25, 22-25, 15-25. Quindi se non si è arrivati un'ora, diciamo, merito principalmente di quel terzo set, abbiamo visto che è una cosa un po' che succede spesso, no? Magari quando una squadra un po' più debole va contro una più forte, prova a lottare il primo, prova a lottare il secondo, magari arriva lì, il terzo, diciamo, non se ne ha più. Ecco, confermi, è stata così, magari il terzo Sì, no, non... assolutamente. Anche i primi due set, cioè i primi due set, tanti punti che loro hanno fatto li abbiamo fatti noi, diretti. E diciamo che quella lì, ora, quello lì probabilmente è il difetto più grosso che noi abbiamo a livello di squadra adesso, che magari in determinate situazioni vogliamo forzare un po' troppo, e anche con le squadre che sulla carta sono più deboli di noi, riescono comunque sia a raggiungere punteggi abbastanza alti nel set, perché noi regaliamo quei 4-5 punti a set di troppo, secondo me. Cioè, secondo me, proprio secondo tutti. Secondo tutti, è così, punto. Punto. Senti, stavo leggendo l'articolo prontamente pubblicato, insomma, dai vostri addetti stampa, eccetera, eccetera, e di solito vanno sempre a chiedere all'allenatore avversario l'MVP. Penso che questa è stata l'unica volta dove non hanno eletto te. Quindi ti chiedo, uno, cosa ne pensi di Govo No, MVP, secondo dai. allenatore avversario? Due, tu sei, Allora, no, sei quasi hai sempre giocato tra i così tre scelti. male? Oggi, Ma io sono mea bono, ragazzi. Vabbè, però gli È allenatori avversari dice di sì. perché pago gli Ah, allenatori avversari, fammi ok. No, c'è niente di qualcosa, capito? male, ci sta, ci sta. Oh. No, allora, cosa penso? Allora, no, vabbè, sì, mi hanno eletto, non lo so quante volte mi hanno eletto, tipo due o tre, non me lo ricordo, però dai, sì, ci sta Pippo, che Pippo l'avessero eletto, perché obiettivamente non ha fatto una brutta partita, ha fatto perché siccome questi qua non battevano male, no? E allora di eccezione diciamo che si è un po' sbarellato delle volte, e lui su tante ricezioni che erano un po' così, cioè ha fatto diversi miracoli, e sicché ci sta che gli avessero da fare lui l'MVP.
Boh, a me è un problema. E poi ora premiare un po' i giocatori. Cosa? Come? Dicevi? L'ho capito. No, dicevo che è giusto premiare anche un po' i palleggiatori che si vengono tirati in causa solo quando si perde. Esatto, se no Poracci veramente dovrebbero cambiare mestiere. Ascolta, in questo momento il secondo posto è assicurato, l'unica sconfitta che stagionale è stata quella con Forlì. Che partita è stata, secondo te? Insomma, che squadra avete trovato e adesso cosa ti aspetti dal proseguimento, il post-season, diciamo? Anche perché abbiamo parlato di MVP, tutti bravi, Bologna bello, non è che chiediamo solo le cose belle, qui vogliamo le verità scomode, cosa è successo con Forlì. Io sono qui apposta, ragazzi. allora, con Forlì, diciamo che, come ho detto prima, è stato un po', cioè è stato un merito loro, perché loro hanno fatto una grandissima partita. Hanno espresso il loro massimo potenziale, secondo me, e noi diciamo che non abbiamo giocato così male, però abbiamo sempre comunque regalato quei 4, 5, anche di più, forse anche 6 o 7 punti per set di troppo, che poi dopo li hanno fatti vincere, perché se vai a vedere i parziali dei set, uno tu lo vinci, tu lo perdi a 23, un altro lo perdi a 22, e sono quei 3, 4, 5 punti che fanno sempre la differenza, capito? E niente, loro sono una squadra sulla carta molto più, con molta più esperienza di noi, senza ombra di dubbio, perché le due band sono tutte e due più grandi di me anche. E poi ce n'hanno di gente con tanta esperienza che ha anche fatto campionati, cioè che ne ha vinti dei campionati, quindi insomma su determinate palle, su determinate azioni, su determinati momenti la loro esperienza magari ha ripagato, e invece noi su determinati momenti no, capito, cioè mancata, perché si gioca sempre con ragazzi comunque sia di una certa età, cioè che sono giovani. Me compreso, io non so vecchio, attenzione. No, lo sappiamo. E quindi, mi è piaciuto insomma, quell'attenzione minacciosissima. E sì che in determinate situazioni un pochino paga questa cosa qui, però nel senso, cioè, fa parte del gioco. Se da piccoli un si prende delle batoste da quelli più grandi in determinate partite, uno poi dopo non cresce mai, capito? Quindi bisogna sempre pensare positivo e cercare di migliorare durante gli allenamenti e togliere sempre quegli errori dovuti al fatto che si può forzare e che si vuole sempre fare troppo. Io in primis. Vi chiedo intanto se vogliamo contestualizzare per gli ascoltatori, per chi non avesse la classifica sotto. Allora, intanto il prossimo weekend, domenica alle 18, avete già la rivincita con Forlì, quindi avete già la possibilità di riscattare la sconfitta dell'andata, che insomma in un periodo così secondo me non è male. Cioè, per arrivare una, tra virgolette, brutta sconfitta, già poter scendere in campo subito per migliorare, non è male. Diciamo, secondi a meno 4 da Forlì. Avete sotto mano, abbiamo un conto gare da fare, vedere quante ne manca uno, quante ne manca un altro, non avete un'idea quante partite più o meno vanno ancora recuperate, così? Allora, se non vado errato, allora noi bisogna giocare due partite. Domenica giochiamo contro Forlì e poi dopo giochiamo di mercoledì, mi pare, che non so se mi pare che sia mercoledì della settimana dopo, non me lo ricordo di preciso, contro Sassuolo, che dovevamo avere altro recupero, giusto? Esatto, no, questo addirittura è il recupero del recupero. Che deve essere mercoledì scorso, quando avevamo sentito uno dei tuoi colleghi, Govo, direi. Esatto, perché hanno avuto un altro positivo e quindi non abbiamo potuto giocare neanche contro di loro. E anche Forlì credo che debba giocare contro Sassuolo, quindi anche loro hanno un'altra partita oltre che contro di noi. Quindi insomma, diciamo che contro Sassuolo loro soprattutto avranno la pressione di vincere per forza, perché se per caso perdano un punto poi dopo automaticamente per quoziente set si va prima, tornate lì. Cioè, in caso sempre, tornate lì. sempre se noi vinciamo vinciamo domenica, perché però giusto loro, quello è se no non ne parliamo neanche, tu dici, certo, se no non ne parliamo neanche, giusto. La cosa sicura è che posso dire è che siamo ai playoff. Siamo secondi. Giusto.
Altri due o tre spunti che arrivano per te. Intanto Giovanni Giacobbe, uno dei nostri ascoltatori fissi, dice che col terrore nero dietro sembra un comunicato dell'ISIS. che non so se sia meglio questo o quando sei connesso che pensavo fosse la tua nuova capigliatura, tutto così. Sì, è vero. Questa è questa mia garbata, c'ho anche l'omino qui dietro e il coltello. Poi, niente, è arrivato un commento di Marco Falaschi che dice: le disamine tecniche di Delca mi mancavano. Un saluto a Fede, ragazzi, siete all'appuntamento fisso alle 12. Io non so se sono più stupito del fatto che si conoscano tra di loro, però comunque anche Delca, tu dici, avete giocato insieme? No, insieme non si è mai giocato, però lo conosco, okay. Perché diciamo io ho vissuto per 5-6 anni a Santa Croce sull'Arno, no? Okay. E lui, essendo di Santa Croce, diciamo d'estate, quando lui tornava da tutte le grandi squadre dove è stato a giocare, quando veniva a fare gli allenamenti con noi, c'ero sempre anch'io, quindi lui ci si allenava insieme. Poi mi pigliava per il culo, mi diceva un monte di robe, mi offendeva, però diciamo che lui m'ha visto bambino, m'ha visto quando avevo 16-17 anni. Comunque non mi stupiva tanto che vi conosceste, quello ovviamente poteva succedere. Mi stupisce che Marco Falaschi ci ascolti, ma questo ci fa molto piacere, lo salutiamo, che ricordiamo il secondo palleggiatore della Lube Civitanova, tra l'altro è stato anche nostro ospite e anche tra i dirigenti di IP che domani ospiteremo, non svegliamo ancora come, dove, quando, ma anzi quando, sì, alle 12. Domani. Esatto, però dice poi ragazzi siete l'appuntamento fisso delle 12, quindi questa è la cosa che stupisce più di tutti, che anche ieri Falaschi fosse ascoltare noi e non la presentazione. Chiudiamo con un WhatsApp invece, quindi direttamente da Radio 1909 che salutiamo e a brevissimo chiudiamo, è arrivato un messaggio che dice: del campo, la prossima palla ti arriva nel 2025, firmato da Filippo, non sappiamo chi possa essere, forse lo immaginiamo, forse. Lo so. Non lo so nemmeno io, sinceramente, perché me lo ricordo se avevo un palleggiatore. Conosci per caso? Me ricordo proprio, mi ricordo proprio ad avere palleggiatori io. Ci sa uno che ogni tanto viene, che non lo so, non mi ricordo nemmeno come si chiama, un po' scuro di pelle. Me lo ricordo mica, sai. Va bene. Grazie allora Federico, ci sentiamo presto, ti riaspettiamo. In bocca al lupo per il big match di domenica. È stato un piacere ragazzi, crepi. Grazie, alla prossima, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, ciao. Ragazzi, ci diamo appuntamento a domani, chiudiamo che siamo lunghini come al solito, che dai, diamo un po' di spazio ai IP, ci potrebbe essere un recupero illustre, domani anche annunciamo un grande, tra virgolette, traguardo a livello di tempi raggiunti. È vero. Non diciamo altro, sveleremo comunque tutto domani, come al solito, dove, come, quando, dalle 12 alle 13. Cioè, su. 109, FIFA Bologna, esatto. dai che poi Locatelli dice faccio le marchette, basta, a domani, ciao. Okay, ciao a tutti. FIFA Bologna e Radio Volley presentano Voglia di Volley, a cura di Francesco Mazziotti e Marco Buosi.